Ciao a tutti, spero stiate bene. Ci incontriamo oggi per parlare di smartphone. Ce ne sono così tanti che può essere difficile fare la scelta giusta. Vuoi cambiare il tuo telefono ma non sai quale scegliere? Scopriamo insieme i migliori modelli su Amazon del 2021. Ma prima di entrare nel vivo della questione, non esitate a iscrivervi al canale e ad attivare la campana di notifica per essere informati quando sono disponibili nuovi video. Cominciamo, scopriamo insieme i 7 migliori smartphone su Amazon quest'anno. Cominciamo con il Nokia 9 PureView. È stato rilasciato nel 2019 e ha un sacco di caratteristiche che vi piaceranno. Ti piace farti delle foto? Questo smartphone spinge tutti i confini della fotografia. I suoi 5 sensori certificati Zeiss assicurano una bella qualità di immagine. Questa certificazione ti garantisce foto professionali e ti permette di godere della risoluzione HDR con immagini chiare e limpide. Inoltre, le sue 5 telecamere possono catturare la luce 10 volte più intensamente delle telecamere convenzionali. Questo significa che catturano tutti i dettagli e permettono di avere immagini più realistiche e colori più vibranti. Il Nokia 9 PureView è anche dotato di un potente processore, il Qualcomm Snapdragon 845. Questo ti dà una grande qualità dell'immagine e migliora le prestazioni del tuo smartphone. Con 6 GB di RAM è improbabile che sia lento quando lo usi. Da non dimenticare la memoria dello smartphone, che è di 128 GB. Questo è molto comodo perché non c'è bisogno di usare una scheda di memoria. Sarete in grado di memorizzare tutti i vostri file in un unico posto e accedervi quando ne avete bisogno. Infine, va notato che ha una durata della batteria molto buona. Lo smartphone Nokia 9 PureView è alimentato da una batteria da 3320 mAh, che durerà un giorno intero. Non si scarica rapidamente, anche se lo si usa al massimo della sua capacità. Per quanto riguarda la sicurezza, apprezzerete il sensore di impronte digitali sotto lo schermo, che vi permette di bloccare il telefono. Probabilmente avete sentito parlare del marchio Xiaomi. Al momento è una delle marche che offrono smartphone con buone caratteristiche che sono accessibili a tutte le tasche. Uno di questi è il Redmi Note 9 Pro. Ha alcune caratteristiche molto buone che possono soddisfarvi. Per quanto riguarda le prestazioni, non c'è nulla di cui lamentarsi. Lo smartphone è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon TM720G di quinta generazione. Questo lo fa funzionare molto velocemente. Ha una potenza molto buona che esegue i vostri compiti in poco tempo. Grazie a questo puoi usare il tuo smartphone per il lavoro, lo studio e l'intrattenimento senza limitazioni. E non è tutto, il Redmi Note 9 Pro ha 4 fotocamere, 64, 8, 2 e 2 megapixel, in modo da poter scattare belle foto. Anche se il rendering è ottimo, è ancora inferiore agli smartphone della stessa categoria. D'altra parte, amerete le prestazioni della sua batteria. Con un'alimentazione di 5020 mAh promette fino a 16 ore di navigazione continua. Puoi trasmettere i tuoi contenuti online o fare le tue ricerche senza preoccuparti di rimanere senza energia. Inoltre è veloce da caricare grazie al suo caricatore da 33 W che si ottiene quando lo si acquista. Pochi smartphone permettono di personalizzare le vibrazioni di notifica. Con il Redmi Note 9 Pro sarai in grado di riconoscere le notifiche di chiamate, messaggi di testo o app senza nemmeno guardare lo schermo del tuo telefono. Lo Xiaomi Redmi Note 10 è uno degli smartphone 5G entry-level sul mercato ad un prezzo molto buono. Costa meno di 300 sterline e per le prestazioni che promette ne vale la pena. Non è un telefono veloce, ma è super veloce. Quando lo colleghi alla connettività 5G potrai godere di un'eccellente fluidità per lo streaming o per giocare online. Esteticamente questo smartphone ha un design piacevole e pulito. Grazie al suo schermo da 6,5 pollici godrai di una grande superficie frontale per guardare la TV online o navigare in internet. Vale anche la pena notare che questo smartphone è dotato di un'ottima batteria da 5000 mAh, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.
Tuttavia la sua fotocamera ha un piccolo difetto. Di notte la resa dell'immagine non è così ottimale come alla luce del giorno. Samsung è un marchio molto popolare tra gli utenti. I suoi dispositivi sono di ottima qualità e i suoi telefoni non fanno eccezione alla regola. Se state cercando un buon smartphone, apprezzerete il Galaxy S20 Ultra. Tiene testa all'iPhone 11 Pro Max sia in termini di prestazioni che di fotografia e durata della batteria. Questo smartphone ha un grande display AMOLED da 6,9 pollici a 120 Hz. Con questo si ottiene una visualizzazione fluida. Questa funzione sarà utile se giocate ai videogiochi sul vostro smartphone. La qualità dell'immagine con questo smartphone è eccellente. Samsung ha collaborato con Xiaomi per portare un ottimo sensore della fotocamera da 108 megapixel. Inoltre ha un sensore ToF, un sensore teleobiettivo e due obiettivi zoom digitale e ibrido. Questo montaggio permette di godere di immagini realistiche e molto precise. Per quanto riguarda la batteria, un'alimentazione di 5000 mAh è disponibile su questo modello. Ti permette di beneficiare di 2 giorni di autonomia. In caso di batteria scarica, lo smartphone integra la tecnologia di ricarica rapida, che permette di ricaricarlo in meno di 1 ora e 15 minuti. Il Mate 20 Pro di Huawei è alimentato da una batteria di 4200 mAh che gli permette di rimanere acceso e funzionare per diverse ore. Con un uso moderato può durare fino a 48 ore senza ricarica. Inoltre il suo caricatore da 40 W permette di godere di una carica rapida in meno di 1 ora. Pratico, vero? Inoltre la sua finitura è impeccabile, la sua costruzione è solida. Il suo schermo con angoli arrotondati è molto bello. Caratteristiche come il sensore di impronte digitali e il riconoscimento facciale sono incorporati per migliorare la sicurezza del tuo smartphone. Sul lato dello storage ci sono 128 GB di memoria interna con 6 GB di RAM. Il OnePlus 8T è un telefono top di gamma che ha un prezzo molto buono. Ha tutto ciò che serve per piacere, un bel design elegante e prestazioni eccezionali. È uno smartphone estremamente veloce e a seconda del modello che si sceglie è possibile ottenere la versione da 8 o 12 GB di RAM. Le pagine non tardano ad aprirsi e il telefono non è lento anche con diverse applicazioni in esecuzione in background. È fluido sia che tu stia facendo streaming online, giocando o facendo altri compiti. Il comfort di lettura è anche ottimale grazie alla qualità del suo schermo. La luminosità è molto buona, così come il contrasto. È anche possibile personalizzare l'interfaccia in base alle proprie preferenze. Grazie al suo sistema Oxygen OS 11, puoi cambiare le forme delle tue applicazioni e persino i colori dei tuoi testi. Inoltre la sua batteria da 4500 mAh ti permette di godere di 13 ore di uso continuo. Il suo caricatore da 65 W permette di beneficiare della ricarica rapida. 30 minuti sono sufficienti per avere il dispositivo pieno e pronto all'uso. L'iPhone 12 Pro Max non ha nulla da invidiare ai suoi concorrenti. Per la prima volta in assoluto, Apple offre un display da 6,7 pollici su questo smartphone. Migliora le prestazioni del dispositivo e permette di guadagnare in luminosità, autonomia e sottigliezza. Inoltre, questo modello è dotato di 3 moduli fotografici, i suoi sensori integrati e il teleobiettivo permettono di godere di immagini chiare e realistiche. Il suo zoom passa da x2,5 a x2 sul 12 Pro, il che si traduce in foto di migliore qualità. Abbiamo anche detto che lo smartphone ha una buona batteria? Questo è di 3687 mAh. Anche se è meno di molti smartphone sul mercato, è un buon prodotto. Può durare per un giorno intero o anche un giorno e mezzo. Ci vuole almeno 1 ora e mezza per ricaricarlo. L'unico piccolo svantaggio da notare qui è che l'iPhone 12 Pro Max non viene fornito con un caricabatterie, tuttavia è possibile ottenerlo ad un buon prezzo.
Questo è tutto, gente. Abbiamo raggiunto la fine del nostro video. Sentitevi liberi di apprezzarlo e diteci nei commenti quale smartphone preferite. Prima di lasciarci, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campana di notifica per non perdere i nostri nuovi video. Per quanto mi riguarda, ci vediamo la prossima volta. Ciao!